Questa è la verità. Questa sua spontaneità, questo modo di essere molto vicina al cittadino, l'ha portata a fare delle cose bellissime. Io, per esempio, voglio citare il calendario con l'associazione genitori H24, bellissima. Dove il presidente, io gioco in casa, e Luciana, mia sorella, ma lei si è fatta promotrice. Una cosa bellissima l'hanno fatta loro, non io, eh. Io mi sono solo prestata per un mese, però ecco, l'idea geniale è stata la loro. E diciamo che la cosa bella, ecco, essere catalizzatrice di tutte queste cose che capitano attorno. Devo dire, Matera è veramente vivace come città, per cui mi trovo sempre in mezzo, però non voglio rubare le idee, sono degli altri, tante volte sono cose fatte da altri, però mi fa molto molto piacere condividerle e poi a mia volta condividerle con i nostri, con tutte le persone che ci seguono, tutti i cittadini che ci seguono sulla pagina Facebook. È una bellissima rete. Visto che lei è così social, ma anche da un punto di vista umano, reale, non soltanto virtuale, e quindi va nelle scuole, molte volte a fare sensibilizzazione. Domani andiamo a Tricarico al liceo scientifico, ecco. Ci aspettano. Ma io vorrei capire cosa spinge una donna come lei, così raggiante, solare, predisposta ad essere sempre pronta al servizio del prossimo, in questa grande missione, con questa sua grande professionalità, cosa la spinge? Ah, premesso, grazie per tutti questi complimenti, non penso di meritarli tutti, però un po' il carattere, sicuramente, insomma, si nasce così solari, soprattutto non ci si abbatte mai, magari anche davanti alla critica un po' la senti, poi dopo 2 minuti come un caterpillar vai avanti, magari impari pure da quella lezione. Francamente, quando accuso un po' di stanchezza, ci sta a volte, anche quando rispondo a 3.000 persone al giorno da sola, dalle 6 la mattina a mezzanotte sulla pagina Facebook, quando nei momenti che dice no, basta, non ce la faccio più, sono troppi, capita sempre la signora anziana che ti ringrazia perché le sei stata vicino quel giorno, o la persona che aveva bisogno di una parola e tu ci sei stata anche con un ciao, anche con un bacio virtuale, e allora ti ricarica tutto. Cioè, tu alla fine conta molto più questa vicinanza e questo reale, concreto apporto che dai a una persona senza manco rendersene conto che un arresto. E francamente questo l'abbiamo imparato tutti in questura a Matera, la vicinanza col cittadino che ha bisogno anche solo per un conforto, anche solo per sentirsi dall'altra parte una persona che c'è, perché poi è vero, Facebook è virtuale, però noi ci siamo realmente. Tante volte mi chiedono come posso contattarla, io do il numero del centralino e con queste persone ci parlo realmente. Tante persone sono del nord, lontanissime, però io sono una persona in carne ed ossa, e quindi alla fine questa è la grande soddisfazione. Quando sembra fatto apposta, quando stai un po' per cedere perché sei stanca, ti arriva il sorriso di il grazie di una persona che neanche te l'aspetti e ti dà subito la carica, e questa è una cosa bellissima, la parte più bella del mio lavoro sicuramente. E poi in alcuni momenti, quando sono momenti davvero tragici, che vi vedono coinvolti direttamente, sì, e vedono delle donne coinvolte, voi non vi dovete far prendere dall'emotività. Ah, lì è molto più difficile, perché anche con l'esperienza, anche con tanti anni ormai di lavoro alle spalle, è sempre molto complicato, soprattutto in questo settore, ma lo è bruttissimo davanti all'incidente stradale, quando devi avvisare la famiglia, è bruttissimo appunto nel caso di violenza familiare, parlare con i bambini, convincere le persone, le donne a denunciare, è bruttissimo quando ti capita di intervenire sui suicidi a casa davanti ai bambini. Personalmente mi è capitato, è una cosa veramente tragica, anche perché sembra al momento che reagisci, fai quello che devi fare, scappa, ecco, quella professionalità che ti impone una certa regola, però poi lo senti nel giorno, lo senti negli anni. Lì non si impara mai, è dura, però devi fare quello che devi fare, e diceva sempre un mio questore, il nostro è un po' un lavoro d'attesa, quando poi c'è il momento di crisi tu lo devi gestire, altrimenti a che servi? Cioè, se gli altri certo. Vanno in crisi e ci vai pure tu, non servi a niente. Sei nato per gestire la crisi, che può essere appunto emotiva, che può essere il grande evento drammatico, eccetera, e devi essere lucida.
ma questo non significa essere dei robot, poi torni a casa e finito quel momento di adrenalina che ti ha aiutato a intervenire correttamente, te la senti tutta, insomma, il peso, il dolore di quello che è avvenuto attorno a te. Io avevo promesso di non sforare, ho sforato, non volevo rubarle tutto sto tempo, essere un po' più breve, ma non ci sono riuscito perché lei è travolgente, dirompente, solare, eccezionale. Un po' troppo. Non posso aggiungerne più perché non me ne ritrovo più. La devo ringraziare, ecco, davvero. La devo ringraziare perché l'ho sottratta alla sua famiglia a quest'ora, ovviamente. Era a casa. In un giorno importante, che è quello internazionale mondiale dedicato alle donne, noi abbiamo voluto scegliere una grande donna della nostra città e della nostra regione, che è la dottoressa Fasano, che io ringrazio, vicequestore presso la questura di Matera. Onoratissima per questa scelta, onoratissima di aver partecipato a questa trasmissione, contentissima di aver sentito tutte queste cose belle dettate da troppo affetto, e davvero un saluto a tutti, non soltanto alle donne, che questa non sia solo una giornata simbolo e poi domani venga dimenticata, ma insomma che il rispetto per le donne, per le persone ci sia sempre da parte di tutti e in tutti gli ambienti, in famiglia e sul lavoro. Che non ci sia separazione tra uomini e donne, come dice Francesca Michelin. Beh, stiamo collezionando ospiti davvero di gran classe all'interno del nostro Gin Tonic. E la Francesca Michelin, noi ci fermiamo un po', come dico io, a frappè. C'è un pit stop, consigli per gli acquisti e subito dopo sarà ancora Gin Tonic. Radiosa Music. Ascolta il cambiamento. www.radioradiosa.it. Rieccoci pronti per ascoltare il classico, tra parentesi, straniero, perché andiamo a trovare quelli di Losing My Religion. Ve li ricordate? Sono i REM. Andiamo nel 2001, quando in questo album bellissimo, fatto di sonorità, di questo sole bellissimo in copertina, riusciamo a trovare un brano che viene identificato come la fuga all'interno di questo disco. Ogni brano, ogni traccia ha un suo tema e noi ci ascoltiamo All the Way to Reno. Sono i REM a Gin Tonic. Be a star. Sulle strade del Reno, praticamente, All the Way to Reno erano i REM. E sulle strade della California incontriamo, no, non è vero, sulle strade di Matera incontriamo il nostro Giuseppe Loperfido, che ha avuto un successo nella settimana scorsa perché è stato bravissimo, come questa sera. Ciao Giuseppe. Buonasera, ciao Gino, buonasera a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, visto bravo, che è la festa della donna stasera, giusto? Bravo. Auguri a tutte, auguri a tutte. Ascolta, io mi hanno detto che c'è pochissimo tempo, non mi dilungo. Vi faccio soltanto presente che un soffio di aria calda ci accompagnerà per tutto il fine settimana. Le temperature, potremo raggiungere temperature fino a 23-24 gradi domenica intorno alle 13. La notte invece, di notte o di sera, le temperature saranno abbastanza basse, sui 4-5 gradi, perché per via dello scarso irraggiamento solare, nel senso che siccome la copertura nuvolosa non c'è, di sera il terreno tende a rilasciare il calore che ha accumulato durante la giornata. Una sorta di escursione termica. Esatto, esatto. E, il sole ci sarà sole sia domani, sia sabato che domenica, e anche i primi giorni della prossima settimana. Poi vedremo, perché forse arriva un Burian 2, giusto? Potrebbe arrivare. Sì, ma non è proprio un Burian, perché sono fake news quelle, Gino. Ah, perché? Da noi sicuramente non ci sarà, cioè non vedremo nulla di particolarmente freddo. Forse qualcosa del genere arriverà o colpirà il nord. Tra l'altro domani in Liguria, non so se c'è qualcuno che ascolta, che è di quelle parti, sì, o apparente da quelle parti. No. Sì, ci saranno dei nubifragi abbastanza forti, cioè è stata emanata dalla Protezione Civile l'allerta rossa in Liguria per quanto riguarda nubifragi e temporali. Loro, noi sono, diciamo, soggetti, loro sono soggetti, perché si creano, sì, delle, sì, correnti, sì, d'aria. Sì, non è la prima volta.
E da noi insomma non ci saranno tutti questi fenomeni, diciamo che ce la vedremo abbastanza bene sotto il punto di vista meteorologico. Potrei andare al mare se vuoi domenica, Gino. I panetti? I panetti, non lo so, vedi tu dove li devi mettere, perché li posso non lasciare fuori. Dire, non sarà neanche tanto umida l'aria. Per il cui... tettuccio della macchina di Marco Quintano? Sempre aperto questi aperto. Due giorni. Perfetto. Sì, 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 aperto, allora. Così magari si abbronza anche un pochino. Sì, soprattutto sì, sì. Se lo tiene aperto tra le 12 e le 13 di giorno, nelle ore centrali della giornata, si potrà anche abbronzare sicuramente. Approfittiamo per fare gli auguri alla mamma di Marco Quintano, perché è il compleanno suo questa sera. Ah, auguri allora, aspettiamo un pezzo di torta. Aspettiamo. Grazie Giuseppe, come al solito, puntualissimo. Buona serata a tutti, buon fine settimana. Grazie a te, adesso Jovanotti con questo bellissimo brano. Sta per chiudere il gin tonic, le canzoni. Mi tocca pagare la multa stasera, abbiamo sforato, mamma mia, e volevo ringraziare Marco Quintano per la supervisione di questo programma. Volevo anche ringraziare Giuseppe Loperfido che ci ha seguito, ma anche il suo omonimo Fabrizio Loperfido che ci sta ascoltando da Noci, nonché devo ringraziare la dottoressa Fasano che è stata ospite di questo speciale gin tonic tinto di giallo dedicato alle donne. Voglio segnalarvi un grande appuntamento, quello di sabato 10 marzo ad Altamura, dove si parlerà di femminicidio con il professor avvocato Antonio La Scala, presidente nazionale dell'associazione Penelope, avvocato e penalista, l'avrete visto A chi l'ha visto, per esempio. È tutto per questa sera, un bacione a tutti. Don Matteo, anche stasera non c'è trippa per gatti. Al prossimo gin tonic, ciao a tutti. Comunicazione commerciale.